Il governo riscrive le norme su Bagnoli, però lei non è contento. Perché? Non sono contento perché non cambia nulla. Rimane il commissario, rimane il soggetto attuatore, rimane l'esproprio del Comune di Napoli, non si tiene in conto della Costituzione, della città, del Consiglio Comunale. Semplicemente come modifica si prevede una cabina di regia con una funzione consultiva, dove dentro ci sono 7-8 rappresentanti istituzionali, tra cui il Comune, che può dire la sua come consiglio, come proposta, nell'ambito della cornice delineata dal commissario, e che perde completamente i poteri costituzionali. Cioè Bagnoli la scrive il commissario col soggetto privato. Prima non c'era però il Comune. Prima non era proprio previsto. Prima venne proprio cancellato il Comune e quindi diciamo stavamo proprio a una torsione mussoliniana. Adesso stiamo a una torsione autoritaria liberista, cioè quello di fare tutto a livello centrale con un commissario e ascoltando il Comune. Funziona in questo modo, cioè loro decidono quello che vogliono, poi tra le varie persone che sentono in Comune. Comune, tu che dici? Io dico così, vabbè, noi andiamo avanti. E Invitalia come soggetto attuatore la convince? No, a me non convince nulla. Questa è una legge incostituzionale che contrasteremo nelle sedi istituzionali, nelle sedi giudiziarie, nelle sedi rappresentative della città di Napoli e nelle strade. De Luca le ha dato il suo appoggio la settimana scorsa. De Luca, devo dire, seppur con toni e contenuti diversi, riteneva assolutamente non condivisibile che non ci fosse il Comune, il che significa che non ci fosse il Comune negli organi decisori. Allora qua, se si vuole salvaguardare la Costituzione e la democrazia, Bagnoli va scritta tra il Comune, la Regione e il Governo, ognuno con le sue responsabilità e poi ognuno facendo la sua parte, ad esempio il Comune ascoltando i cittadini e presentando le proposte. In questo caso noi siamo stati tenuti fuori completamente, decide il Governo, che sceglie il commissario sentito la Regione senza il Comune, si affida a soggetti privati e il Comune assume solo una funzione consultiva. Allora basta leggere la Costituzione Repubblicana. Si pensano che noi veniamo in qualche modo a Roma con le briciole. Questo perciò io mi sento come sindaco di Napoli e come napoletano preso in giro, perché il Presidente del Consiglio non può non capire che non può scrivere Bagnoli senza la città di Napoli, senza i napoletani, senza il Consiglio Comunale e senza il Comune, senza il sindaco eletto democraticamente. Non lo so, che hanno cercato in tutti i modi di farmi fuori, non si sono riusciti, devono aspettare le prossime elezioni. Noi non consentiremo a nessun commissario e a nessun soggetto privato di decidere che cosa si fa su Bagnoli. Quindi il messaggio è molto chiaro e con questa riforma, dove c'è una mera cabina di regia, io la considero una presa in giro costituzionale, politica e istituzionale. Quindi è ancora più arrabbiato dell'anno scorso? No, non sono arrabbiato, sono molto sereno, perché in questo anno Renzi non ha fatto nulla, ha bloccato Bagnoli per un anno, ha firmato un protocollo, a questo punto devo dire falso, perché ha messo una firma non facendo quello che doveva fare. Quello del 14 agosto. Doveva fare un APQ. E non ha fatto. In questo anno avremmo fatto passi da gigante. Ci ha tenuto bloccato perché ho capito che voleva fare, perché se ci leggiamo con attenzione il decreto si comprende chiaramente quali sono gli interessi politici e economici che stanno dietro a questa operazione. A lui dà fastidio che noi diciamo di no perché siamo altro rispetto a questo sistema. Io non sono arrabbiato, però semplicemente non vogliamo essere presi in giro. Allora, se questo signore ha aspettato un anno, non ha fatto nulla, non ha onorato la firma, ci ha tenuto bloccato, non riesce a trovare il commissario che è fantasma, modifica il decreto perché pensa in questo modo di ammorbidire la posizione del Comune di Napoli, che invece si sente preso in giro, noi lo rimettiamo al mittente, ma faremo anche di più a questo punto rispetto a quello che abbiamo fatto sinora, aumenteremo il livello della battaglia politica contro il governo Renzi. Quindi la lotta, insomma, continua, anche in modo poi la lotta è dura e non ci fa paura. Esattamente. Il passaggio in Consiglio Comunale sulla, ha detto Renzi, si renderà conto delle conseguenze politiche. Sì, perché la lotta politica sarà molto dura, da qui alla fine del mio mandato. Noi non consentiremo a nessuna cricca, a nessun interesse privato, a nessun signorotto romano di mettere le mani sulla città di Napoli. Fin quando io sarò sindaco di Napoli. Quindi, questa battaglia sarà un fronte comune? Non lo so, chi ci vuole stare? Io ci sto. Il presidente De Luca? No, questo non lo so, questo non lo posso sapere. Il presidente Luca sa qual è la mia posizione, la rispetta, io penso che la condivide anche, ovviamente i miei toni sono molto più duri nei confronti del governo. Questo non voglio trascinare De Luca su una posizione. Chissà cosa pensa delle nuove norme, però, perché ancora non si è. Questo non lo so, non ci siamo sentiti. Però non credo sarà favorevole.
perché si è sempre convenuto che nella figura del commissario, io Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, ero comunque contrario a qualsiasi commissario, persona fisica, chi che sia fosse. De Luca era sulla posizione di dire sì, il commissario non è una buona scelta, però un compromesso potrebbe essere quello di individuare una persona che non leda in qualche modo, in modo drastico, gli equilibri costituzionali. Questa era un po' la differenza. Con questa scia che si è creata, probabilmente De Luca aspetterà la nomina del commissario, ma mi pare evidente che la scelta del commissario va su persone che sono completamente al di fuori anche di quell'ipotesi, tra virgolette, di compromesso a cui pensava De Luca. Quindi il nome di Nastasi non la convince proprio? Ma non esiste. Non esiste, non è questione di nomi, non esiste, la nomina di Nastasi va sicuramente nella direzione dell'idea che mi sono fatto di che cosa vogliono fare a Bagnoli. E come sapete, e questo ve lo dirò dopo che hanno nominato Nastasi. Quindi è scontato che i avvocati già sono al lavoro. Sì, no, ma noi impugneremo in tutte le sedi giudiziarie possibili, e poi mi interessa molto la lotta politica. Io credo che metteremo in campo una grandissima mobilitazione popolare e cittadina senza precedenti su Bagnoli, perché è evidente a questo punto che vogliono mettere le mani su Bagnoli. Il sindaco, rispetto alle maestre invece. Bene, cambiamo argomento. Diceva, noi, differenza di ora si gira. Sì, l'ho detto in maniera molto chiara, è un risultato straordinario, straordinario. Ieri abbiamo avuto il via libera dal Ministero dell'Interno, dalla Commissione, per assumere 370 maestre o contratto a tempo indeterminato. Una grandissima vittoria di questa amministrazione. Vi ricorderete quando circa 2 anni fa, in pieno governo Monti, ci volevano far chiudere le scuole, noi abbiamo resistito, c'è stata anche una lotta interna all'amministrazione comunale con l'allora direttore generale. Oggi arriviamo non solo che abbiamo salvaguardato la scuola, l'abbiamo aperta, abbiamo fatto la refezione, assumiamo e facciamo contratti a tempo indeterminato. È una risposta a chi pensa che nei momenti di crisi non si possa resistere all'austerità. Noi diciamo no al fatto che i sacrifici li paghino sempre gli stessi, ecco perché noi non diciamo solo dei no, ritornando a prima, diciamo tanti sì, e anche su Bagnoli. Io perché sono anche oggi un po' arrabbiato e dispiaciuto? Perché secondo me c'erano le condizioni per rivederla quella posizione. Io credo che Renzi avrebbe fatto un atto di intelligenza ed umiltà politica se avesse rivisto quella posizione sul commissario. Si ritornava all'accordo di programma quadro, si sfidava il sindaco a tutte le procedure semplificate. La verità è che noi abbiamo fatto nomi e cognomi in questi mesi, così come abbiamo fatto battaglie sulle maestre, i servizi pubblici, l'acqua pubblica, i rifiuti pubblici, i trasporti pubblici. Abbiamo fatto una battaglia anche su Bagnoli, e il fatto che abbiamo detto nomi e cognomi, li abbiamo smascherati nell'operazione, quando io feci l'ordinanza che inquina paga, abbiamo toccato gli interessi che stanno dietro all'operazione Renzi. Quindi è una cosa importante, perché mentre Renzi prima un po' si nascondeva, no? Faceva un pochino a nascondino, adesso è dovuto venire fuori allo scoperto. Quindi lui seguirà la sua strada, andrà fino in fondo e noi andremo fino in fondo. Alla fine vedremo chi la vince. Un'altra cosa a proposito dell'acqua pubblica, dimettendosi alcuni consiglieri hanno criticato la presidenza, sì, definendola accentratrice. E sarà l'esatto opposto di quella che è la mission che lei immagina per ABC. Sta reimmaginando l'ABC, sta ristudiando una strategia? No, non c'è nessuna torsione accentratrice, semplicemente c'è stata una dialettica interna al Consiglio di Amministrazione che evidentemente, come in tutte le cose democratiche, non si è sanata. Poi noi, come dire, lasciamo piena autonomia, e come giusto che sia, negli organi collegiali ci possono essere posizioni diverse, evidentemente queste posizioni diverse non si sono sanate, alcuni hanno ritenuto di esprimere dimissioni, tra l'altro io ho incontrato diversi di loro, hanno espresso grande apprezzamento per l'amministrazione comunale, così come io ho fatto apprezzamento per loro. Adesso faremo un bando, si ritornerà a una struttura collegiale. Ovviamente noi abbiamo fiducia nel presidente Montalto, che sta facendo un ottimo lavoro, e quindi andremo avanti con Montalto presidente, un CDA che dopo la pausa di agosto, diciamo, perché faremo un bando che credo daremo una 30ina di giorni, visto che è un periodo appunto estivo, avremo poi a settembre il nuovo CDA.